io! Sì, come vedete, i lavori di ristrutturazione continuano a scorrere lentamente, molto lentamente. Infatti non ne posso più, voglio avere una casa mia. Vedete? Vedete come sono messa? Guardate qui intorno ancora che cosa c'è, guardate. Comunque, veniamo al sodo. Perché sto facendo questo video? Perché mi sta venendo a trovare Sonia, che era curiosa di vedere come proseguivano i lavori. Bene, io non solo glieli farò vedere, ma le farò un piccolo scherzetto. Sì, infatti la mia intenzione è quella di invitarla qui dentro, farle fare il giro della casa e poi chiuderla qui dentro. Sì, io uscirò da là, la chiuderò a chiave dentro e lei non potrà più uscire e dovrà rimanere qui per un po' di tempo indefinito. Il problema è che ovviamente non può cucinare, perché come vedete la cucina ancora non c'è, e non può neanche andare in bagno, perché oltre ad esserci tutte queste cose che dovrebbe ovviamente scavalcare, non c'è nemmeno l'acqua. Quindi sì, diciamo che non è proprio una situazione ottimale per passare delle ore qui dentro senza cibo, acqua, ad annoiarsi. Ma proprio per questo sarà divertente, lo scherzo più divertente del mondo! Ok, con questi rumori di sottofondo mi sento tipo dentro Jumanji, ma in realtà sono i muratori che stanno lavorando al momento al piano di sotto. Bene, adesso aspettiamo che arrivi e noi ci vediamo non appena sarà qui. Ragazzi, è arrivata? Arrivo! Prego! Si accomodi? Sì! Bene, è come te l'aspettavi? No! È un po' diroccata, diciamo, al momento. Era una casa molto carina, senza soffitto e senza cucina. Senza cucina sicuramente, il soffitto magari c'è. Sei da buon punto! So che non sembra, ma in realtà siamo davvero a buon punto, perché bisogna soltanto ammattonare e fare le pareti. Il grosso è fatto. Ragazzi, come ve le immaginate questa casa? Io già so cosa ho scelto, quindi me le immagino bellissime. Non vedo l'ora di fare un home tour quando sarà tutta sistemata. Allora, votate i pavimenti come li hai scelti. Li ho scelti come li volevo io. Ti invidio. E vabbè, poi lo scoprirete. Dai, guardati intorno. Ma lo so, fammi vedere tu. Che sono? Io vedo solo tutti. Allora, questa parete gigante. Qui c'è un buco, come vedi, si passa attraverso. E questa qui sarà la cucina. Soprattutto, cosa sono questi geroglifici? Cos'è? L'uomo delle caverne. No, questo è Marco, non lo riconosci. Ma Marco che cosa? Forse quando viveva in Sudafrica. È il cugino venuto dalla caverna. E questi sono i miei capelli, perché qui accanto c'era il mio di ritratto. Tu hai due peli in testa e t'hanno pure cancellato. Via, asfaltata. Beh, se non avete visto quel video vi invito a vederlo. È un video molto divertente dove imbrattiamo le pareti e io e Marco ci facciamo ritratti a vicenda. Mi sa che lo devo vedere anche io. Sì. Pure zero per. E quando ho fatto lo scherzo di Halloween a mia sorella, lei poi è venuta a appoggiare le sue manone belle piene di sangue finto qua. Ah, che bello. Sì. Senti, anche io voglio una rivincita qua a zero per. Non capisco perché tutti hanno imbrattato questo muro e io non posso. Io te la darei pure questa rivincita, però non penso di avere una penna ormai qua. Hai una penna nella tua borsetta? Controlla. Non penso, io non mi porto neanche mai i fazzoletti. Vuoi che abbia una penna? Però ho la mucchina, se ti serve. Aspetta, forse c'è la matita dei muratori. Ecco, dove? Col cemento, le faccio tipo una statua. Alessia, sei sicura che puoi toccare quelle cose? No. Ottimo. Alessia, stai rompendo tutto! Non la trovo. Niente zero per Sonia, mi dispiace. E va bene, qui in questa casa non ci sarà il mio zampino. Io sarò l'unica, la tua migliore amica, che non avrà scritto sotto queste mura, perché poi verrà tutto pennellato. Mi sembra giusto, ragazzi? Eh no, effettivamente mi sento un po' in colpa, anche perché guardate, qui Noemi e Marco si fanno le loro discussioni. Noemi è stata qui e Marco che risponde purtroppo. Non fanno altro che litigare quei due. Anche io voglio scrivere che sono stata qui. Va bene, facciamo così allora. Tu guardati un po' intorno, io vado di là e prendo una penna. Ecco, brava, mi sei piaciuta, vai a prendere la penna. Ok, vado. Vado a prendere la penna, che colore la preferisci? Rosa.
non so se ce l'ho, ma la cerco. Vai, potrei metterci un po'. Ciao. Ma perché era così? Cioè, mi è perso strada. Stava dicendo qualcosa alle mie spalle. Ale, anzi, blu la voglio la penna. È chiusa a chiave. Puoi aprire se vuoi. Invece no! Sei chiusa lì dentro, sei chiusa lì dentro. Alessia! Ragazzi, ma è impazzita! Alessia! Le apri, che a me fa pure schifo stare in mezzo alla polvere. Vieni a fare un tè, ciao! Ma come si fa a fare un tè? Ragazzi, è impazzita, me l'ha lasciato qui dentro! Alessia! Ale! Ragazzi, ma dici sul serio? Ma poi che sono sti rumori? Lo sentite? C'è un rumore stranissimo, ragazzi! Ha smesso. Va bene, Sonia, non ci pensare! È una normalissima casa da ristrutturare. Anzi, guardiamocela! Oh, quanto è bella questa porta murata! Ragazzi, sembra una casa abbandonata a tutti gli effetti! Rimpiango quella di Jack O'Lantern! Quello dovrebbe essere il bagno! Cioè, quindi, se volessi andare lì a fare una sacrosanta pipì, neanche potrei! Beh, spero che Alessia si sbrighi il prima possibile, perché io qua non ci voglio stare più di un secondo! Questa è la loro camera da letto? Ragazzi, è diventato tipo uno sgabuzzino! C'è la cucina in camera da letto, il frigorifero, il letto così. Prima o poi finirà questo scherzo, no? One eternity later. Ragazzi, io non lo so che cosa abbia in testa Alessia, però ancora non mi ha aperto. Mi sono messa a urlare come una pazza dietro la porta e neanche mi sente. Secondo me è uscita di casa, cioè avete capito? Mi ha lasciata qui dentro da sola tutto il giorno. Vabbè, mi sa che mi devo organizzare per sopravvivere. Almeno c'è la luce, per fortuna. Ma non ho nient'altro. Non ho l'acqua. Se voglio fare la pipì, non la posso fare perché c'è davvero un pandemonio dentro il bagno. E poi non potrei tirare lo sciacquone. Posso aprire, secondo voi, o esplode tutto? No, ho paura. Ora ribalto il letto e mi faccio una pennichella. Che devo fare, ragazzi? Veramente. Anzi, no. Adesso la spio. Vediamo che cosa ha qui dentro. Una scarpa. Una sola! E dov'è l'altra? Oh, una scarpa di Alessia che sicuramente non vorrebbe mai sporcare! Quanto sono carine queste scarpette! Ragazzi, ma che ci facevano delle viti dentro una scarpa? Alessia è pazza! Tutte belle incementate! Belle sta! Cos'altro abbiamo qui da queste porti? Una borsettina! Già mi sa che si è presa un po' di polvere. Finiamola di imparare. Ecco, così impara. Scusate ragazzi, lo so, dovrei mantenere la calma e non essere così vendicativa, ma vi vorrei vedere la mia situazione. Ragazzi, sono chiusa qua tipo da 3 ore, non sto scherzando, neanche un orologio, perché ho lasciato il mio cellulare a lei. Si accorgerà prima o poi che la sua bella borsettina è tutta sporchina e che le manca una scarpa. Sì, perché adesso questa qui gliela nascondo e la mettiamo esattamente lì sopra. Se ci arrivo. Per me che sono alta 1 metro e una vigorso. Oh, sto rompendo la casa più di quanto lo sia. Ecco qua. Non ci sta benissimo. Fa pandan con l'arredamento. Oh, ragazzi, ma perché Alessia mi ha fatto questo? Davvero, non lo capisco. E se viene qualcuno? Gli do una palettata in testa. Ma che cosa? Manco la so usare, è pesantissima. Almeno qui c'è uno sgabellino. Almeno dove sedermi. Aia! Ops. Alessia, dove sei? Alessia! Io ti uccido. Ti sei divertita? Apri questa porta. Apri questa porta. Ciao! Com'è andata la tua avventura qui dentro? Lo vuoi davvero sapere, Alessia? Sì, grazie. No, non penso, perché lo scoprirai. Diciamo che è tutta sporca oppure no? Ma dai, è stato solo un piccolo scherzetto! Guarda che ti ho portato il colore, così anche tu potrai scrivere sulle pareti. Lo so cosa scriverò. Cosa? Che devo scrivere? Ehi, ti ricordo che qui vengono i muratori che poi leggono, quindi mi raccomando. Che sto scrivendo? Sì? Sì? Tanto gentile! Una? Sì? Voi la frase? Che cos'è?
sono. Cosa stai facendo? Lo sto cancellando. Lo vedo, ma io lo devo riscrivere. Strana amica. Una strana. Non si dice. Quando ci vuole, ci vuole. Aia! Aia! Va bene, dai, a parte tutto, in fondo sei stata chiusa qui 10 minuti. Ma 10 minuti sono costate 3 ore, Alessia, sei pazza! Vabbè, è giusto il tempo di bere un tè, farmi la dormitina. Ma ti sei rifatta anche la doccia e lo shampoo? Shh. Come hai trovato la casa? Di certo, al momento non abitabile. Però confortante da un certo punto di vista, diciamo che... sì, carina. Ci sono delle aure positive. Tipo fantasmi. Cosa? No, 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 in questa casa non ci sono fantasmi. Non ci possono essere fantasmi perché ci devo vivere io. Oh, sì, okay? Sì, ho sentito i rumorini. Aspetta, non lo stanno facendo più? Quei rumori sono i muratori al piano di sotto, non te lo vorrei dire. Ah, ok. Va bene, ragazzi, non scherzo. È riuscito, vero che è riuscito? Sapete? Adesso lei me la pagherà. No, non lo sa. No. Sì, brava cara amica. Sì, va bene, diciamo che noi ci vediamo al prossimo video. Un video forse che sarà assolutamente pacifico. Se sarà ancora viva la vedrete, altrimenti mi sa di no. Ciao. Aiuto.